Nel 2073 la popolazione della Terra è raddoppiata. L'umanità consuma 3 volte più acqua e cibo e l'utilizzo di risorse naturali e minerali è ben oltre i livelli accettabili. Ogni 4 giorni, la sovrappopolazione del pianeta aumenta di 1 milione di persone. Questa esplosione demografica provoca cambiamenti climatici e disastri naturali. La maggior parte dei continenti diventa deserta, inabitabile. L'agricoltura è in declino, poiché le gravi siccità distruggono gran parte del raccolto. Nel tentativo di porre fine alla carenza di cibo, la Federazione Europea si rivolse a scienziati in grado di trovare una soluzione alla crisi. Vengono introdotti in tutto il mondo prodotti geneticamente modificati che aumentano la resa dei raccolti. Tuttavia, ben presto questi esperimenti con la natura ebbero delle conseguenze, portando a una mutazione gene per le nascite multiple. L'umanità si trovò ad affrontare una nuova crisi, che spinse il governo ad attuare una politica di una famiglia e un figlio. Questa legge sulla distribuzione dei bambini divenne essenziale per salvare l'umanità. Ora, in caso di gemelli o più, solo un bambino viene tenuto. Gli altri vengono messi in capsule e addormentati, dove rimarranno fino a quando l'umanità non risolverà il problema della sovrappopolazione. Nascondere la nascita di 2 o più bambini è impossibile grazie a speciali punti di controllo e sistemi di verifica. Se qualcuno riesce a nascondere un bambino, uno speciale ufficio di distribuzione li trova e li confisca, mandando forzatamente i bambini in eccesso in criosonno. Terrence Setman arriva in un reparto di maternità e viene a sapere che sua figlia, con cui non si sentiva da anni, non è sopravvissuta a un parto difficile. Non sposata e senza un compagno, ha dato alla luce 7 figlie, 2 gemelle identiche, e ora l'anziano deve trovare un modo per prendersene cura. È disposto a infrangere la legge e a tenere tutte le sue nipoti, ma deve escogitare un piano per proteggerle dal bureau e dai suoi rigidi regolamenti. Presenta i documenti per una sola nipote, Karen Setman, e chiama le sorelle con i nomi dei giorni della settimana. 7 anni dopo, Terrence tiene le 7 nipoti nascoste in casa, non permettendo loro di uscire a causa del pericolo. Ogni giorno si concentra sulla loro educazione, affinché le sorelle siano preparate alla vita nella società moderna. Considerando le loro diverse personalità, ha chiesto loro di fare un test per determinare le loro future professioni. Tutte dovranno interpretare il ruolo di Catherine, quindi è importante che ogni sorella si diverta nel suo lavoro. Per la loro sicurezza, Terrence crea una stanza segreta nascosta dietro uno specchio. Ogni giorno addestra le nipoti a nascondersi rapidamente e a ripulirsi. Quando finalmente arriva il momento in cui le sorelle escono per la prima volta, Terrence crea 7 braccialetti identici. Ricorda loro le regole di comportamento e l'importanza di mantenere la loro identità comune. Il mattino seguente, giovedì, è il primo a uscire. La ragazza è spaventata, ma dopo aver superato i controlli di sicurezza si calma, rendendosi conto che suo nonno è un genio nel nascondere abilmente 7 gemelle identiche. Una volta tornata a casa, le sorelle organizzano una riunione serale in cui giovedì racconta tutto quello che è successo durante la giornata. 30 anni dopo, domenica, la sorella con il nome uguale si reca in città per interpretare il suo solito ruolo di Karen. Tornando a casa, compra della carne, affrontando controlli a ogni passo, poiché i servizi vengono forniti solo dopo aver confermato che è l'unica figlia della famiglia. Nell'edificio, domenica incontra Eddie, il portiere, che cerca di impressionarla con poesie sciocche. Non riesce a capire come faccia ad avere un aspetto così bello se solo il giorno prima si sentiva male. Dopo essere stata sottoposta a una scansione della retina, Domenica entra nell'appartamento e prepara la cena per sé e per le sue sorelle. Condivide tutto quello che è successo quel giorno e mostra dei video per far sì che le altre ricordino tutto. Chiede inoltre alle sorelle di essere più attente ai dettagli, dato che la buffonata di sabato le ha quasi smascherate la sera precedente. Giovedì, la vera ribelle, è pronta a rivelare la propria famiglia. Nascosta in soffitta, giovedì ricorda che una delle sue azioni precedenti ha portato a conseguenze irreparabili. Un giorno decise di scappare di casa per andare sullo skateboard. La famiglia fu presa dal panico, ma la ragazza tornò a tarda sera in lacrime. Era caduta e si era ferita, perdendo parte del dito indice. L'anziano si rese conto che questa ferita avrebbe potuto esporli, così fu costretto ad amputare la stessa parte di indice alle altre nipoti. Lunedì è alle prese con nausea e febbre alta. Lunedì si sforza di prepararsi per andare al lavoro, sapendo che oggi è un giorno cruciale. Prima di uscire, lunedì controlla il suo aspetto e si trucca. Ignorando gli ultimi flirt di Eddie, si precipita al lavoro. Arrivata al lavoro, lunedì incontra il collega Jerry, che spera anch'egli in una promozione. Egli avverte Karen che è a conoscenza del suo segreto e che potrebbe rischiare di essere esposta. La sera, le altre sorelle sono in preda al panico, non sapendo cosa sia successo a lunedì visto che non è tornata a casa. Martedì, le ragazze sono spaventate, temendo che la loro sorella possa essere stata catturata o peggio. Ma non è successo. Il segnale del braccialetto di lunedì è scomparso e martedì non ha altra scelta che andare al lavoro come se nulla fosse.
Con il trucco e la parrucca, martedì assume la personalità di Karen, nella speranza di scoprire dove si trova la sorella. Supera il posto di blocco senza problemi e si mette in contatto con le sorelle per ricevere ulteriori istruzioni. In banca, martedì controlla le informazioni sulle ultime attività di lunedì e scopre che Karen è stata promossa ieri e ha deciso di festeggiare nel suo bar preferito. Quando arriva, parla con una cameriera che accenna a un litigio con Jerry, dopo il quale lunedì non è stata più vista. Proprio mentre le sorelle concludono la loro conversazione, martedì viene affrontata dagli agenti dell'ufficio distribuzione minori, che la portano con la forza nella residenza di Nicole Kaiman, dove Karen incontra la creatrice della legge. La donna sa che ci sono 7 sorelle e promette di risolvere la questione con discrezione. Ma poi un agente aggredisce martedì con un coltello. Quella sera, diversi agenti armati arrivano a casa della sorella ed eliminano Eddie prima di dirigersi all'ultimo piano. Le sorelle riescono a respingere gli agenti, eliminandoli uno ad uno. Dopo aver eliminato il gruppo di uomini armati, le gemelle si rendono conto che Domenica è stata gravemente ferita ed è caduta nel sonno eterno. Nel frattempo, Venerdì trova un occhio in una tasca degli agenti e capisce che appartiene a Martedì, indicando che è improbabile che sia viva. Devono agire in modo più coeso e scoprire cosa sta succedendo, quindi solo uno di loro uscirà di nuovo. Mercoledì decide di rinunciare alla sua solita cura e alla sua persona, perché non è saggio attirare inutilmente l'attenzione su di sé. Mercoledì si reca a casa di Jerry per interrogarlo e scoprire cosa è successo lunedì. Brandendo un'arma contro il collega, scopre che Jerry conosce un segreto completamente diverso. Non sa dell'esistenza delle sorelle, ma ha ricattato una di loro con un contratto ambiguo. Prima che mercoledì possa raccogliere ulteriori informazioni, un sicario elimina Jerry e tenta di far fuori un'altra sorella. Venerdì controlla la sorella per aiutarla a fuggire dalla trappola, ma commette qualche piccolo errore. Di conseguenza, mercoledì cade da una grande altezza in un cassonetto vuoto, ma continua a cercare di nascondersi. A un certo punto, le sorelle devono interrompere la comunicazione con mercoledì perché un agente del bureau è arrivato a casa loro. Giovedì suggerisce di eliminarlo subito, ma sabato opta per un approccio più educato per scoprire perché l'uomo è venuto a trovarle. Sabato incontra Adrienne e scopre che è l'amante di una delle sorelle. Nella speranza di scoprire chi tra loro fosse coinvolto con l'agente, giovedì e venerdì chiedono a sabato di passare la notte con l'uomo e di collegarsi segretamente al suo braccialetto per accedere ai server del bureau. Dopo che Adrienne e sabato se ne sono andati, giovedì e venerdì riprendono i contatti con mercoledì. Cercano ancora una volta di aiutare la sorella a fuggire dagli agenti, portandola sul tetto. Giovedì e venerdì esaminano il documento dell'accordo ricevuto e scoprono con sorpresa che il denaro che Nicole ha inviato a lunedì era destinato a farla partecipare alla campagna elettorale e a candidarsi al Parlamento, dettando nuove politiche, ma lei non ha mai firmato. Nel frattempo, sabato arriva a casa di Adrianna, interpretando il ruolo di Karen, e fanno l'amore. Durante il rapporto lei si collega al suo braccialetto, permettendo alle sorelle di accedere alle telecamere di sorveglianza interna del bureau. Su uno degli schermi vedono una sorella imprigionata in una cella e sospettata di essere lunedì. La mattina dopo, sabato riesce a far parlare Adrienne, rivelando che lunedì lo frequentava da diversi mesi. Avevano una relazione seria che lei teneva nascosta all'altra sorella. Mentre stanno conversando, alcuni agenti irrompono nell'appartamento di Adrienne e giustiziano sabato. Contemporaneamente, altri agenti circondano il loro appartamento. Giovedì prega venerdì di agire in fretta e, dopo aver fatto un buco nel muro, fuggono attraverso la soffitta. Venerdì decide di sacrificarsi, permettendo alla sorella di fuggire mentre lei torna all'appartamento. Duplica tutte le foto e i ricordi per assicurarsi che la loro storia non scompaia. Rendendosi conto che si tratta di un percorso a senso unico, venerdì infila diverse bombole di miscela esplosiva nel microonde e strappa la linea del gas. Proprio mentre gli agenti tentano di far saltare la porta, si verifica un'enorme esplosione e giovedì si rende conto di aver perso un'altra sorella. Adrienne viene a conoscenza dell'accaduto e si precipita a casa della sorella, dove vede il corpo carbonizzato di venerdì che viene portato fuori e inviato al bureau. Tornando al furgone di servizio, l'uomo affranto dal dolore incontra giovedì, che lo aggredisce. La donna lo minaccia con un coltello, sospettando che Adrienne abbia smascherato le sorelle, ma si rende subito conto del suo errore. Adrienne ama davvero Karen e non sapeva nulla delle sorelle gemelle. Giovedì gli racconta tutta la verità e gli propone un piano di vendetta per smascherare il bureau per la distribuzione dei bambini e il suo direttore, Nicolette. Adrienne arriva al bureau con il corpo di un'altra sorella. Giovedì finge di essere una vittima dell'esplosione, ma ben presto gli agenti notano che qualcosa non va. Mentre il piano si svolge, giovedì si ritrova in criogenia. Ufficialmente, qui i bambini vengono preparati per essere congelati, ma la realtà non è questa. All'interno di un sacco per cadaveri, giovedì registra segretamente ciò che accade con il suo braccialetto. Una volta riempiti di gas, gli operatori del bureau bruciano le persone in eccesso. È il turno di giovedì,
che però resiste e spinge una donna nella camera di incenerimento, eliminandola. Giovedì seda una seconda guardia, Adrian elimina altri due agenti e poi si mettono alla ricerca di Mandy. Quando individuano la sua cella, scoprono che in realtà si tratta di Martedì, che ha perso un occhio. Nel frattempo, lunedì si incontra con Nicolet e firma un contratto che le fornisce fondi per partecipare alle prossime elezioni. Giovedì usa trucco e parrucca per impersonare Karen e confondersi tra la folla. Allo stesso tempo, Martedì e Adrien si dirigono verso la sala server del bureau per trasmettere il materiale registrato durante la presentazione delle elezioni. Mentre ciò accade, Giovedì si reca alla toilette e incontra lunedì, viva e illesa. Quest'ultima rivela un terribile segreto e confessa di aver tradito le sorelle perché è nata prima e crede di essere l'unica vera Karen. Ne nasce una lotta tra le sorelle, durante la quale Giovedì spara alla sorella prima di tornare nella sala piena di ospiti stimati. Collegandosi al server e prendendo il controllo della presentazione, Martedì lancia un video che mostra le immagini di un bambino che viene bruciato. Nel corridoio appare una lunedì insanguinata, intenzionata a sparare alla sorella. Un agente che entra nella stanza sospetta che si tratti della sorella sbagliata e le spara, dopodiché Adrien elimina il tiratore. Sanguinante, lunedì confessa il motivo per cui ha fatto tutto. Voleva sbarazzarsi delle sorelle non per una posizione, ma per il futuro dei suoi figli. È incinta di due gemelli da Adrien e voleva una famiglia normale dove poter crescere i propri figli. Prima di perdere la vita, lunedì chiede a Giovedì di prendersi cura dei suoi figli e di fare in modo che non si separino mai. Qualche tempo dopo, iniziano le proteste e le manifestazioni di massa. L'elite politica evita un colpo di Stato e abroga la legge sulla distribuzione dei bambini. Nicolet si prepara ad affrontare il processo, sapendo che potrebbe essere giustiziata. Martedì, Giovedì e Adrien guardano i gemelli di lunedì crescere nell'incubatrice. Martedì ha sostituito l'occhio perduto e ha deciso di prendere il nome di Terry in onore del suo defunto nonno, poiché non ha più bisogno di nascondersi. Allo stesso tempo diventa chiaro che in questo nuovo mondo il vecchio ordine non esiste più, e la vasta struttura è piena di migliaia di neonati. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.